Dopo aver ornato le sale delle sedi dell'Istituto Italiano di Cultura nelle principali capitali europee, approda nella sala imbarchi dell'aeroporto di Capodichino la mostra del Napolitan Presepe, un moderno viaggio alla scoperta della tradizione, come sottolinea Alessandro Limatola, segretario generale della CLAI Campania. La nostra idea era quella, diciamo, di presentare le migliori produzioni, quelle più ricche anche di storia, di tradizione, di cultura del nostro territorio, quella di presentarle al mondo. Quale migliore occasione che portarle in aeroporto, il luogo in cui, diciamo, i cittadini d'Europa, del mondo, sono in grado, diciamo, di visitare le nostre bellezze. Riteniamo che sia un momento fondamentale, un passaggio fondamentale, quello di aprire le porte dei mercati anche internazionali alle nostre imprese, e il mondo dell'arte presepiale ci sembra che sia un biglietto da visita assolutamente rilevante. L'iniziativa è appunto della CLA in collaborazione con l'Aeroporto Internazionale di Napoli e con il sostegno economico della Camera di Commercio di Napoli. Ai nostri microfoni l'amministratore delegato della GESAC, Armando Brunini, e il presidente della Camera di Commercio di Napoli, Maurizio Maddaloni. Questa esposizione rimane qui fino a fine agosto, quindi nei momenti di picco passeranno 10, 12, 13 mila passeggeri qui davanti, di cui una buona fetta saranno non napoletani, quindi persone che potranno apprezzare a maggior ragione le cose belle della nostra città. Secondo me il più bel biglietto da visita che semplicemente possiamo fare, anche uno strumento, diciamo, di promozione turistica e di promozione culturale. Napoli ha le carte in regola per ritornare ad essere una grande capitale. C'è la volontà delle associazioni di categoria, c'è il forte impegno radicato del sistema camerale che rappresentiamo. Ci auguriamo che anche gli altri facciano fino in fondo la loro parte per creare, per fare di questa città una città dell'eccellenza e soprattutto una città che ha il culto e il gusto dell'ospitalità.